Aziende sempre più in crisi a causa dell'emergenza sanitaria, con all'orizzonte nuvoloni minacciosi per un futuro che sul piano economico non promette nulla di buono. Abbiamo sentito una giovane imprenditrice, una partita IVA, in rappresentanza di molte, dove si legge tutto il forte disagio e la grande preoccupazione. Con noi Giovanna De Biasi, è davvero un brutto momento per voi imprenditori? Io direi più che brutto è un collasso totale e non è solo un brutto momento, ma è una tragedia nazionale nella quale noi partite IVA siamo quelli economicamente più colpiti, perché costretti da 40 giorni a una chiusura che ha determinato non solo l'impoverimento dell'intera categoria delle partite IVA, ma potrebbe in un prossimo periodo determinare il fallimento di molti imprenditori. Quali sono i disagi più gravi che in questo momento state vivendo? La domanda, guardi, è complessa, perché noi stiamo subendo come tutti la paura del presente, ma più degli altri l'incertezza del futuro, perché siamo stati privati delle nostre libertà individuali, come tutti, e quindi delle nostre attività commerciali, imprenditoriali e professionali. Ciò significa che non abbiamo denaro disponibile o lo stiamo per esaurire del tutto. E quindi ovviamente non possiamo fare fede agli impegni presi con le nostre aziende partners, con i nostri dipendenti e, cosa ancora più grave, con gli istituti bancari. Lei ha ricevuto i 600 euro, che cosa ci farà adesso? Sì, io ho già ricevuto in addebito sul conto corrente bancario da parte dell'INPS i 600 euro di contributo per il mese di marzo elargiti dal governo. Alla domanda che cosa ci farà? La risposta è una sola: nulla. Nulla, perché rappresentano un secondo in un minuto fatto di 60 secondi, cioè inutili, insignificanti e direi mortificanti, una vera elemosina. Le spese di gestione e le spese di investimento sono altamente maggiori. Il governo, purtroppo, con il decreto Cura Italia, ha letteralmente massacrato, e sottolineo massacrato, il vero ed unico motore, nonché spina dorsale dell'economia nazionale, cioè il grande popolo delle partite IVA. E quindi su questo argomento è meglio stendere un velo pietoso. Lei è favorevole a ripartire subito, magari con delle misure rigide? Certo, io sono favorevole alla riapertura immediata delle nostre attività, ma mi permetta, non con delle misure rigide, ma con misure adeguate ai vari settori commerciali. Ad oggi ritengo inadeguate e prive di buonsenso le misure programmate dal nostro governo riguardo alle prossime aperture. E cito solo il limite dei 40 metri quadri, che mi sembra una vera e propria assurdità. A Che cosa chiedete subito in questo momento al governo? quale governo? Al governo regionale e quindi De Luca, o al governo nazionale e quindi Conte? Sappiamo benissimo che a livello regionale c'è un governatore che ha il potere di gestire autonomamente sia la sanità che l'ordine pubblico. Cosa chiediamo? Chiediamo solidarietà, trasparenza, chiarezza, efficacia negli strumenti adottati e soprattutto, e dico soprattutto, una mediazione forte e chiara con il governo centrale per far sì che con le misure ad hoc, quindi economiche, finanziamenti, aiuti, blocchi e congelamenti dei pagamenti, si possa risollevare l'economia delle partite IVA, che sono il cuore del motore economico, soprattutto alle nostre latitudini. Perché noi, a differenza dell'economia lombarda, non viviamo in una rete industriale ipersviluppata, ma l'economia del sud è basata sulle microimprese. Chiediamo quindi dei mezzi sufficienti ed adeguati al periodo difficilissimo che dovremo tra non molto affrontare appena usciti dall'emergenza sanitaria, cioè una vera rinascita che potrà avvenire soprattutto semplificando questa maledetta burocrazia che sempre mortifica qualsivoglia azione politica. Bene, signora Giovanna, noi la ringraziamo per essere intervenuta e le facciamo tanti auguri per il suo lavoro. Arrivederci. Ringrazio voi, arrivederci.